Buongiorno a tutti, ci scusiamo per questi minuti di ritardo, ma abbiamo avuto problemi tecnici con l'audio. Visto che sono già le 11:35, direi di iniziare, anche perché i primi momenti, appunto, vi parlerò di CNA e poi entreremo in quello che è il core, la parte principale di questo webinar, che è appunto andare a fare una panoramica il più possibile esaustiva e completa di quelli che sono le agevolazioni fiscali dirette all'innovazione per l'anno 2022, anche con un occhio per le progressive evoluzioni di queste agevolazioni fiscali. Io sono Silvia Boccetti, referente innovazione e ricerca internazionalizzazione CNA Lombardia. Qui ospite con noi abbiamo Luca Moliterni, fondatore di WeEntech e nostro partner da tempo a partire dai progetti europei per poi arrivare alle agevolazioni fiscali, progetti complessi, diciamo, a livello nazionale e regionale. Molte volte abbiamo avuto la soddisfazione di seguirli con lui. Buongiorno Luca. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i partecipanti al webinar di oggi. Benissimo, allora vi introduco velocemente. CNA è una realtà associativa che segue centinaia di migliaia di imprese a livello nazionale, oltre 20.000 a livello regionale e nell'ambito del supporto all'internazionalizzazione da anni abbiamo costituito un supporto stabile che è quello del Digital Innovation Hub, con il quale andiamo a individuare le esigenze delle imprese, andiamo a individuare soluzioni, fornitori, agevolazioni che possono supportare l'implementazione di queste innovazioni in azienda. Abbiamo partner appunto come WeEntech, ma anche come MADE, moltissimi nostri fornitori del Network 4.0. E abbiamo avuto veramente molte imprese soddisfatte in questi anni di lavoro e di cambiamenti. Luca, tu che ci hai vissuto da vicino. Molti cambiamenti, insomma, sono venuti anche troppi a livello normativo negli anni, se vogliamo dire così, creando non poca confusione alle imprese, ma anche a noi consulenti, che adesso non sappiamo più se siamo consulenti o siamo più sull'ambito legal, perché le norme ormai sono da interpretare in maniera molto ampia o restrittiva, dipende dagli anni, dipende dalle compagini governative, sono molti fattori che influenzano quelle che sono le agevolazioni per l'innovazione. Di sicuro però il 2022 e anche gli anni a venire sono degli anni interessanti per tutte quelle imprese che intendono investire in innovazione tecnologica, implementare attività di ricerca e sviluppo, perché è possibile accedere a diverse tipologie di incentivi, come vedremo successivamente con la presentazione. Benissimo, noi vi do quest'ultimo tassello che è fondamentale nella nostra attività come CNA Lombardia. Siamo partner del consorzio Simpler nella rete Enterprise Europe Network, che è la rete di supporto all'innovazione e internazionalizzazione delle PMI più grande a livello internazionale, finanziata a livello europeo, e che dà tutta una serie di strumenti gratuiti per andare ad analizzare le esigenze delle imprese e individuare soluzioni e percorsi. Quindi l'invito è contattateci, poi riceverete una mail di follow-up con tutte le informazioni, la guida a supporto innovazione e ci sono veramente tante opportunità per le imprese, anche alcune gratuite. Quindi veramente l'invito è quello di rimanere in contatto con noi. Luca, io ti lascio la parola e vediamo veramente in poco tempo, ma in maniera esaustiva, di dare Benissimo, un quadro a queste imprese. iniziamo la presentazione. Ok,
Inizio dicendo un po' chi siamo. Wientech è una società costituita da poco, nata diciamo da precedenti esperienze nell'ambito dell'innovazione che ci hanno portato poi a staccare un ramo d'azienda per creare quindi una società di consulenza con struttura diffusa, ovvero con diversi partner tecnici sul territorio, con i quali offriamo servizi in ambito Industria 4.0, cyber security e blockchain. Adesso il focus di oggi sarà molto sull'ambito delle agevolazioni Industria 4.0. Zero, ci sarà un focus anche interessante sul Patent Box, così come è stato normato e rimodulato a partire dall'ottobre 2021 in poi e poi con la legge di bilancio 2022. Come società operiamo indistintamente con PMI e grandi imprese, all'interno di quello che è il rapporto di collaborazione che va avanti con la CNA ormai da diversi anni, la mia precedente società. La WeMPEC, abbiamo assistito molte piccole imprese nell'accedere a quelli che erano strumenti considerati a volte un po' fuori dalla loro portata, una concezione errata, perché poi abbiamo visto che questi strumenti dell'Industria 4.0 possono essere calati efficacemente all'interno di quelle organizzazioni di dimensioni minime. Quindi noi come WeMPEC vogliamo rendere l'innovazione inclusiva, accessibile, etica e sostenibile. Quindi un'innovazione che sia orizzontale, trasversale alle imprese che sulla base delle proprie necessità accedono a strumenti finanziari per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi, sia attraverso attività di innovazione tecnologica che attraverso attività di ricerca e sviluppo. Come società, quindi, per l'ambito dell'Industria 4.0, supportiamo le aziende ad accedere a tutte quelle che sono le agevolazioni attraverso attività di assessment, un supporto tecnico degli investimenti, la definizione delle architetture informative, parliamo di beni strumentali, perizie, supporto alla predisposizione di autodichiarazione e analisi e validazione di quelle che sono le strumentazioni, beni strumentali 4.0, in cui facciamo delle verifiche ex ante. E questo è l'ambito dell'Industria 4.0, che come sappiamo ha avuto nel corso degli anni tutta una serie di rimodulazioni. Partiamo dal 2016, quando è entrato in vigore il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento all'anno fiscale 2015, quindi via via si è andato poi strutturando a partire dal 2017 quello che è l'impianto normativo del piano Industria Impresa Transizione 4.0, che ha portato tutta una serie di modifiche graduali ma costanti, a volte parliamo anche di due modifiche l'anno alla normativa, rendendo a volte queste misure un po' difficili nella loro attuazione pratica, a meno che non ci sia un supporto specialistico dedicato. Parliamo di tutto quello che riguarda i beni strumentali, sia materiali che immateriali, tutto ciò che attiene i crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Parliamo della formazione 4.0. Quindi una serie di strumenti validi che possono essere tra di loro interconnessi, ovvero utilizzati in maniera congiunta. Adesso, allo stato attuale, abbiamo uno scenario definito per il periodo 2022 e per gli anni successivi. Quindi, per quanto riguarda i beni strumentali, parliamo di un arco temporale che arriva fino al 2026. Personalmente, non ci metterei la mano sul fuoco che queste misure rimangano così come sono state definite con la legge di bilancio 2022 per gli anni fiscali, quindi a partire dal 2023. Però adesso andiamo a fotografare quella che è la situazione quest'anno e per gli anni a venire, fermo restando che poi vi possono essere queste modifiche in progress, noi terremo sempre sotto controllo queste modifiche per verificare appunto quale sia l'evoluzione di tale normativa. Parliamo dei beni strumentali 4.0, sono quelli a cui si riferiva l'ex iperammortamento, entrato in vigore nel 2017, è diventato poi un credito d'imposta. Allora, abbiamo beni strumentali sia materiali che immateriali. La normativa di riferimento per la corretta classificazione dei beni strumentali materiali e immateriali rimane sempre quella dell'allegato A e dell'allegato B alla legge di bilancio 2017, dove sono esposti quindi quali beni strumentali, materiali, macchinari rientrano in quello che era allora l'iperammortamento diventato
di posta e quali sono i software legati alla trasformazione digitale 4.0 ammissibili a queste agevolazioni. Per quanto riguarda i beni immateriali, come sappiamo, per il periodo dell'anno fiscale 2022, con consegna a beni fino al 30 giugno 2023, il credito d'imposta è modulare a partire dal 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, con un meccanismo di decalage costante per investimenti precedenti 2 milioni e mezzo di euro fino ai 10 milioni, si applica un'aliquota del 20%, e per investimenti dei 10 milioni fino a un massimale di 20 milioni, quindi l'aliquota applicabile del 10%. Vediamo parallelamente come il meccanismo ideato a livello governativo evidenzia un forte decalage a partire dall'anno fiscale 2023 e fino al dicembre 2025. Quindi, sulla base di questo impianto, noi abbiamo a discussione del 2022 ulteriori 3 anni fiscali per le aziende che intendono investire in questa tipologia di beni materiali strumentali. Se non che le aliquote cadono rispettivamente dal 40 al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni, dal 20 al 10% per la quota eccedente questo scaglione fino a 10 milioni, si riduce al 5% per gli investimenti dai 10 ai 20 milioni. Vi è inoltre un credito d'imposta per i software, quindi per i beni strumentali immateriali individuati, ripeto, nell'allegato B alla legge di bilancio 2007. È un credito d'imposta pari al 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. E sono inclusi anche all'interno di questa tipologia di software le soluzioni cloud-based, quindi basate su sistemi cloud. Per il 2023 l'aliquota è sempre del 20%, mentre scende al 15% e al 10% per gli anni a venire, ovvero per il 2024 e il 2025. Sulla base dell'attuale congiuntura economica, però mi sento di dare un giudizio, diciamo, una verifica su quello che si potrebbe fare in futuro. L'attuale congiuntura economica determinata da carenze di materie prime, crisi a livello energetico, quindi tutti degli elementi strutturali che poi vanno a incidere sulla compagine produttiva nazionale, richiederà sicuramente una rivisitazione di queste aliquote, anche a causa dei notevoli ritardi che vi sono nella consegna dei macchinari. Ad esempio, allo stato attuale, in molti casi come società stiamo vedendo che le consegne slittano anche di un anno, ma soprattutto perché le imprese produttrici di questi macchinari non riescono a garantire il prezzo del bene cui è stato, diciamo, siglato un accordo con l'azienda. E quindi bisognerà vedere gli sviluppi futuri proprio sulla base di questi scenari internazionali abbastanza. Un elemento interessante, sebbene controverso nelle sue parti tecniche, riguarda poi tutto l'impianto di crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e di azione estetica. Abbiamo per le attività di ricerca e sviluppo, che sono poi state confermate fino al 2031, queste tipo di agevolazioni, ma esclusivamente per la ricerca e sviluppo, per l'anno 2022 un credito d'imposta del 20% con un massimale di 4 milioni di euro. Quindi, ribadiamo, rispetto alla normativa precedente non vi è più un triennio di riferimento contro cui calcolare il differenziale. Nell'impianto precedente fino al 2019 si calcolava una media degli anni 2012-14 e poi per ogni anno fiscale si vedeva qual era la differenza, se era in positivo, e sulla base di quello si calcolava il credito d'imposta. Sulla base della normativa attuale abbiamo invece un impianto volumetrico, considerando tutte le spese ammissibili, che sono quelle del personale dipendente in rapporto di collaborazione, consulenze esterne, attività commissionate extramuros, quindi quando la ricerca e sviluppo viene commissionata interamente o quasi interamente a un'entità esterna, sia essa una startup, una PMI o una università o centro ricerca, vi sono poi i costi dei materiali e le quote di ammortamento di macchinario e di beni immateriali che vengono utilizzati per le finalità di ricerca. E quindi abbiamo un 20% per l'anno 2022, ma a partire dal prossimo anno questo credito d'imposta si abbassa al 10%, quindi viene di fatto dimezzato,
rendendolo, mi permetto di dire, poco appetibile per le imprese di dimensioni minori, perché considerando le modalità con cui si beneficia di questo credito d'imposta, ovvero una ripartizione triennale del credito che è generato, quindi facciamo un esempio pratico. Io quest'anno, 2022, vado a processare le pratiche del 2021. Supponendo che un'azienda abbia un plafond abbia fatto attività di ricerca e sviluppo per 100.000 euro, avrà un credito d'imposta di 20.000 euro suddiviso nei 3 anni. Sul 20% che può essere un determinato impatto, col 10% molte imprese rinunciano. La situazione peggiora leggermente, mi permetto di dire, quando parliamo di tutte le attività di innovazione, design, innovazione e design, dove il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% a partire dal 2023 fino al 2025 si abbassa al 5%. Questo è legato a tutte le attività di innovazione tecnologica, ovvero tutto ciò che non si qualifica come ricerca e sviluppo, e quindi quelle attività che hanno un valore di innovazione solamente per l'azienda e non per il mercato. E poi il settore del design e della ideazione estetica, che è quella tipologia di credito d'imposta riservato alle aziende che operano nel campo della moda, dei mobili, calzaturifici, quindi tutto ciò che richiede un'attività di design e di ideazione delle parti estetiche di un bene, di un prodotto. Luca, ti posso chiedere un esempio di questa, della tua esperienza? Allora. Che attività hanno messo le imprese, per esempio, della moda che hai seguito? Allora, Che abbiamo lavorato con diversi calzaturifici, ad esempio, però questo si può poi traslare su tutte le aziende, ad esempio, che operano nel campo della moda. Ogni anno devono essere ideate delle collezioni, primavera, estate, autunno, inverno, c'è da capire, ad esempio, quali sono i trend estetici, quali sono i colori da utilizzare, come si combinano questi elementi tra di loro anche rispetto ai materiali che sono utilizzati. Quindi io andrò a ideare tutta la nuova collezione e tutte queste attività fino a, diciamo, sono ammissibili a credito d'imposta, tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del campionario. E questo rientra nella design e ideazione. Se parliamo di aziende della moda, quindi il processo è più o meno speculare, vi sono delle collezioni che devono essere ideate, vi sono poi dei campionari realizzati. Anche in questo caso io andrò a quantificare, ad esempio, il lavoro degli stilisti, degli operai che hanno lavorato all'interno della realizzazione dei prototipi, di questi campionari e quant'altro. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, vi posso fare anche qui degli esempi relativi ad aziende che magari hanno migliorato dei loro software proprietari, determinati macchinari, o ad esempio società che lavorano nell'ambito del crowdfunding e che quindi hanno implementato dei nuovi microservizi all'interno delle loro piattaforme, non avendo queste attività una valenza di ricerca e sviluppo, perché non possono essere classificati come tali, rientrano nell'innovazione tecnologica e quindi godono di questo. E infatti, invece una maggior. Sì. una cosa Luca, perché abbiamo proprio una domanda riguardo alla differenza sostanziale tra la ricerca e sviluppo e l'attività di innovazione. Quali sono le discriminanti? Allora, questa è una bella domanda che ci viene posta molto spesso, soprattutto perché alla luce delle varie interpretazioni che sono state date alla ricerca e sviluppo e all'innovazione tecnologica, si è creata non poca confusione, anche alla luce delle azioni vessatorie, a volte messe in piedi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti delle aziende. Allora, la normativa parla adesso, ma è stata un'evoluzione interpretativa, eh? E vi adesso spiego anche perché velocemente. Dice, le attività di ricerca e sviluppo si basano sulla classificazione del manuale di Frascati, che indica soprattutto, al di là della trasferibilità dei risultati e quant'altro, che i criteri discriminanti sono il carattere di novità dell'attività per il settore di riferimento dell'azienda e il rischio tecnologico legato a una determinata tipologia di attività di ricerca e sviluppo, quindi anche il rischio di insulto.
manuale di Frascati però rende un po' più ampia anche questa definizione di rischio, legandola anche al rischio solamente finanziario. È stata data a livello italiano una lettura molto di parte di una normativa, ovvero non di una normativa, di un manuale di prassi, ma nemmeno, perché questo manuale di Frascati di cui tanto si è parlato ha iniziato a essere inserito all'interno dell'ordinamento della ricerca e sviluppo solo a partire dal 2017. Ma ricordiamo che la circolare di riferimento sulla ricerca e sviluppo è la 5E del 16 marzo 2006, sulla quale si sono basati per la stesura delle prime pratiche di ricerca. Dopodiché l'Agenzia delle Entrate è andato restringendo il campo inserendo questi riferimenti al manuale. L'innovazione tecnologica ricade in tutte quelle attività non classificabili come di ricerca e sviluppo sulla base della mancanza del criterio di novità. Quindi un criterio di novità che non deve essere, nel caso dell'innovazione tecnologica, solo per l'azienda. Nel caso della ricerca e sviluppo più ampia, è riferita al settore di riferimento. Ci sono però numerosi studi che sono stati anche pubblicati da primari gruppi europei che si occupano di analisi normativa che contestano la validità del manuale di Frascati quale elemento definente le attività di ricerca e sviluppo tout court, ovvero il manuale di Frascati è utile per le metriche, per misurare la ricerca e sviluppo, ma dice ben poco effettivamente sulla qualificazione puntuale delle attività. Evidenzierei inoltre come la stessa Unione Europea, nell'ambito di quelle che sono le sue attività di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, è andata oltre la definizione di ricerca e sviluppo e innovazione. In molti casi si parla di research innovation perché allo stato attuale è abbastanza difficile separare i campi di ricerca e sviluppo di innovazione, soprattutto quando parliamo di un qualcosa che deve avere un valore di novità assoluto per un settore, quando molte aziende mantengono segreti i propri know-how. Quindi è difficile dire se effettivamente qualcosa è una novità assoluta per un settore o meno, o se lo è solo. Questo ha provocato tutta una serie di malcontenti da parte delle aziende, di attività di controllo che sono finite con delle contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non da ultimo vi sono state due pronunce della Corte di Cassazione molto recenti, che ha dichiarato in maniera precisa che è necessario operare una distinzione effettiva tra credito d'imposta inesistente e non spettante, visto che allo stato attuale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato tutti i crediti d'imposta come inesistenti, andando quindi a creare una fattispecie in cui vi era proprio un impianto di frode messo in piedi dalle aziende per accedere a questo. Non è così. La carenza di una normativa chiara e di un'interpretazione univoca di questo impianto sulla ricerca e sviluppo necessiterebbe di un intervento da parte del legislatore per indicare in maniera effettiva e puntuale che cosa è ammissibile e da cosa non è. Allo stato attuale abbiamo sempre un certo margine di discrezionalità. Effettivamente, molte aziende, laddove ci siano i requisiti, si stanno spostando dalla ricerca e sviluppo all'innovazione tecnologica proprio per non avere, diciamo, problemi in caso di controllo, pur rinunciando a una parte di questo. Quindi è un ambito molto discusso e non ancora chiaro, e lineare. Sì, preciso che appunto i crediti inesistenti, poi correggimi Luca, avvengono nelle situazioni in cui non sono stati proprio sostenuti i costi, cosa che nella quasi totalità delle situazioni in realtà questi costi sono stati sostenuti e lì si parla di un'interpretazione di quello che è ammissibile come spesa non ammissibile, quindi non spettanti. Nel primo caso a un certo punto ci si trova a sanzioni veramente molto onerose, correggimi se sbaglio, si parla di 3 volte quello Sì, dal che. 100 al 200% del credito. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate non è competente nell'esprimere giudizi tecnici. Facciamo un esempio pratico, mi dilungo altri 2 minuti. Se noi mandiamo un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, in cui c'è una parte riguardante la tipologia di spese ammissibili,
Quindi una parte del quesito riguarda: io faccio questo tipo di attività, sostengo questo tipo di spese, sono queste spese ammissibili al credito d'imposta? L'Agenzia delle Entrate si dichiara non competente sulle materie tecniche, rimandando al MISE, richiedendo quindi al contribuente di chiedere un parere al MISE, e il MISE questo parere non te lo manderà mai indietro. Noi ci abbiamo provato anche, non abbiamo mai avuto risposta. Ma la normativa prevede che non vale il silenzio assenso. L'Agenzia delle Entrate diventa automaticamente competente in fase di controllo, andando a sindacare se un'attività sia in ricerca e sviluppo. Quindi vi è questo tipo di contraddizione proprio alla base. Però, diciamo, questo è l'impianto, ci possiamo fare ben poco, se non essere sempre più prudenti nell'accedere a questo tipo di misure, verificando quali sono le condizioni di accesso, cosa conviene fare anche a livello prudenziale. Quindi, il compito del Infatti, da questo controllo è. punto di vista è anche fondamentale quel lavoro di ricerca che è fatto a livello di sentenze a tutti i livelli per andare a mettersi su strade già percorse e già giudicate, e in quel senso, infatti, è un lavoro che ritengo molto, molto valido, Luca. Sottolineerei una cosa, insieme, dico insieme a Consiglia, già nel 2018 avevamo evidenziato queste in maniera sostanziale, anche con un documento che avevamo scritto al riguardo, perché sapevamo che sulla base di quello che è questo pianto normativo nebuloso, le conseguenze avrebbero potuto essere di questo. Quindi adesso il consulente, ripeto, svolge il ruolo di legal. Diciamo, fare queste analisi di sentenze non dovrebbe essere il nostro ruolo, ci dovremmo occupare di elementi tecnici, ma ormai, diciamo, sempre più questi elementi si vanno ad unire tra di loro. Infatti, adesso andiamo a vedere quali sono le criticità del piano. Abbiamo già parlato di quello che è, diciamo, l'ambito della ricerca e sviluppo, che è il terzo punto che ho evidenziato. Una prima criticità del piano Transizione 4.0 riguarda il decalage generale previsto per tutte le misure, e come evidenziato prima la rendono meno appetibili. Sui beni strumentali forse un certo grado di interesse ci può essere ancora, considerando, diciamo, la tipologia di investimenti. Un credito d'imposta per innovazione tecnologica del 5-10% risulta essere molto. Abbiamo l'incertezza interpretativa negli ambiti della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, l'incertezza data dalla stabilità temporale delle misure previste in manovra. Come abbiamo detto prima, sono sempre state delle misure che hanno avuto delle modifiche ricorrenti. Alle imprese piacerebbe avere un impianto normativo certo e stabile nel tempo. Se mi si dice che per il periodo 2023-25 il credito è del 20%, ci si aspetta che si mantenga tale o che al massimo possa essere migliorato, ma abbiamo avuto nel corso del tempo in molti casi delle azioni peggiorative. Un altro elemento critico è che vi è il mancato rinnovo delle agevolazioni per la formazione. Si è puntato molto sugli investimenti in beni materiali, strumentali, beni materiali strumentali e immateriali strumentali. La formazione 4.0, siccome era stata concepita inizialmente, risultava di difficile accesso per le piccole imprese, vi era stata una semplificazione al riguardo, però il mancato rinnovo evidenzia come rimarrà un gap pericoloso in materia di conoscenze tecnologiche da parte di quelle aziende che hanno iniziato questo percorso di formazione. Non basta acquistare un macchinario che è interconnesso, integrato informativamente, non basta acquistare un software, tutti questi strumenti vengono gestiti da persone. Queste persone devono capire la tecnologia, devono iniziare a padroneggiare, questo è assolutamente fondamentale. In questo Usarla nelle caso, loro potenzialità, perché poi. altrimenti rimangono sempre degli investimenti fatti non per una effettiva trasformazione digitale, ma sono investimenti in molti casi fatti per in virtù delle agevolazioni messe. La normativa, quindi, dal nostro punto di vista come We&Tech, non prende in considerazione quelle che sono le conseguenze sistemiche, le quali si trovano in ambito sanitario, energetico, di approvvigionamento delle materie prime. Vedremo ad oggi anche la situazione tra Russia e Ucraina, come si evolve e quali impatti avrà sull'economia reale, perché non sarà un impatto solo su base finanziaria, ma risentirà l'economia reale.
a 360 gradi. In questo caso si auspica che il governo reagisca in tempo con delle misure ad hoc, dove queste esigenze continuino a essere presenti nel sistema. Al di là delle criticità, però, rappresentano tutto questo insieme di misure, delle opportunità per le imprese, e direi che questo è un ottimo anno, il 2022, per effettuare queste tipologie di investimenti in vista anche del decalage futuro, fermo restando che devono essere sempre investimenti fatti in maniera mirata, pensata, ponderata, vi deve essere una sostenibilità di questo tipo di azioni nel tempo, legate possibilmente a un effettivo processo di trasformazione dell'azienda in senso digitale, in senso di sfruttare al meglio le tecnologie per un accrescimento della competitività dell'azienda. Sempre nell'ottica di quello che è come dire, l'accrescere appunto la competitività dell'azienda, vorrei parlare del Patent Box, che è una misura che sempre ha avuto, diciamo, insomma, un percorso di modifica negli anni. L'ultimo percorso è quello del periodo ottobre-dicembre 2021, con il decreto legge 146-2001 e la legge numero 234-2021, ovvero la legge. Questo è uno degli strumenti messi in campo appunto per favorire la competitività dell'azienda, delle aziende. Nella precedente versione era un sistema opzionale della durata di 5 anni, che prevedeva una detassazione, ovvero una tassazione agevolata sui redditi derivanti da determinati beni immateriali, software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni, modelli, processi, formule, quindi quello che è il know-how aziendale. A partire da ottobre è stato poi modificato questo strumento ed è stato così alla fine definito. Si tratta di una maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, esatto, sostenute in relazione alla realizzazione e al mantenimento di taluni beni immateriali. Questa maggiorazione è pari al 110% dei costi sostenuti. Quindi, sulla base di quelli che sono costi ammissibili, parliamo dei costi che richiamano effettivamente quelli previsti dalla normativa per la ricerca e innovazione tecnologica. Io applico una maggiorazione del 110%. Fatto salvo che io magari ho speso 100.000 euro per la realizzazione di uno di questi tre beni ammissibili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali, modelli, maggiorerò questi costi del 110%. Quindi può avere potenzialmente un impatto positivo sul bilancio dell'azienda in termini di tassazione, ci sarà una minore tassazione alla fine. C'è anche da dire che in molti casi le aziende che hanno investito pesantemente in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, riportano nell'anno degli investimenti delle perdite. Questo accesso al Patent Box potrebbe tendenzialmente peggiorare l'outlook economico dell'azienda, quindi bisogna fare molta attenzione a calare in maniera ponderata questa misura all'interno di un'azienda. Ribadisco che sono esclusi marchi, processi, formule e know-how che prima erano ammissibili nella vecchia versione del Patent Box, quindi adesso si può parlare solo di software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente. Sul software protetto da copyright si potrebbe aprire una parentesi su cos'è il copyright sul software in Italia. Abbiamo un pubblico registro del software. In SIAE, io consiglio sempre, per ottenere, diciamo, una certezza sul copyright del software, di registrarlo in SIAE, sebbene la normativa non preveda necessariamente la necessità di questo tipo di registrazione. Però un passaggio in più, che è un costo minimo che noi ci sentiamo sempre, ma ci sentiamo sempre. Secondo la normativa italiana, un software è protetto da copyright nel momento in cui viene messo online e si va a o viene messo in circolazione. Line, a seconda dei casi, e produce quindi degli effetti giuridicamente tutelati per il proprietario del software. Quindi non vi è una prassi formale di attribuzione del copyright sulla base della normativa. Deve produrre quindi un'autodichiarazione in cui si evidenziano gli elementi distintivi del software e bisogna dargli una data certa con una firma digitale comune.
altro elemento importante è che il patent box è cumulabile con il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Ribadiamo che con la legge dell'ottobre 2021 la maggiorazione non era del 110%, bensì del 90%, e non era cumulabile col credito d'imposta per ricerca. Con la legge di bilancio 2022, invece, il governo ha modificato quanto deciso a ottobre, ammettendo questa cumulabilità e aumentando la maggiorazione dei costi al 110%. Ci sono state un po' di malumori al riguardo da parte di molte aziende che preferivano la detassazione dei profitti derivanti, redditi derivanti dall'utilizzo di questa tipologia di beni materiali. Però è stato deciso così, l'opzione che viene esercitata dalle aziende anche in questo caso è valido per 5 anni, insomma può essere importante come strumento per le aziende che effettuano questo tipo di investimenti. Luca, abbiamo una domanda su questa parte. Sì. Dice quindi non c'è nessuna analisi critica sul software per il copyright, non ci sono requisiti di novità? Ecco, allora, se noi avessimo un requisito di novità, rientreremmo all'interno della ricerca e sviluppo. Se non che la normativa sulla ricerca e sviluppo ha limitato di molto, il software come attività ammissibile alla ricerca e sviluppo. Si parla quindi di innovazione tecnologica, non è necessario che vi sia un requisito di novità, anche perché requisito di novità nel software avente valore assoluto per un mercato di riferimento e di difficile attuazione, a meno che non si vada a ideare un nuovo motore di ricerca, un nuovo linguaggio di programmazione o software che abbia un valore assoluto all'interno di un mercato, quindi questo diciamo non deve sussistere, anche perché io posso semplicemente creare un software che svolge una determinata funzione, un nuovo MES, un nuovo ERP, un nuovo strumento per la contabilità, un nuovo software di progettazione. Questo non ha un carattere di novità assoluto, però essendo un software sviluppato, per esempio, da un'azienda, dovrei mettere sul mercato, questo nel momento in cui viene immesso sul mercato o viene pubblicato online, acquista il valore di quindi non vi è un processo critico di analisi, vi è un processo di descrizione delle funzionalità del software. Questo sì, bisogna andare a individuare per quanto riguarda il patent box, come vedremo successivamente, quali sono gli elementi distintivi dell'attività. Ti giro un'altra domanda che è arrivata al volo, io lascio tutte le risposte a te Luca, perché potrebbe incidere negativamente sul risultato di bilancio il patent box? Perché comunque una maggiorazione del 110%, anzi, se io anziché detrarre 100 detraggo 210, l'impatto può essere in termini di EBITDA e EBITDA può essere abbastanza negativo volendo. Come era l'iperammortamento che produceva un beneficio per quelle aziende che hanno dei profitti, che hanno degli utili, a pari modo, trattandosi di una maggiorazione anche questa, l'effetto può essere lo stesso. Quindi positivo se io diminuisco i miei utili, ma potrei andare potenzialmente negativo. Per questo deve essere bilanciato anche quanto io apporto in termini di costi all'interno del patent box. La definizione, non so se ci sono altre domande, ok, no. Quali sono le attività rilevanti ai fini della maggiorazione? Sono quindi tutte quelle attività ricomprese nella normativa per la ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Io ad esempio lavoro nell'ambito dell'ideazione, del design e dell'ideazione estetica, voglio proteggere giuridicamente determinati miei modelli, lo posso fare all'interno degli uffici preposti sulla della proprietà intellettuale, questo tipo di registrazione, sono attività ammissibili. Così come tutte le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le attività di innovazione tecnologica e le attività di tutela legale di diritti sui beni materiali. Quindi tutte quelle attività legali che servono a tutelare un brevetto, un software, laddove sia possibile, però qui in un altro.
Le spese agevolabili sono speculari, ribadisco, a quelle per la ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, a partire dal personale subordinato autonomo, ai servizi di consulenze, materiali, forniture, quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria. È importante anche che, laddove io benefici di entrambe le misure, quindi credito patent box, vada a creare dei fascicoli che siano secondari, ovvero tenendo conto che le spese ammissibili sono le stesse, non posso andare a inserire determinate spese nella ricerca e sviluppo e magari l'escludo in quello che è il patent box, perché laddove vengono delle azioni di controllo, in questo caso ci saranno azioni di controllo, è importante avere una certa congruità, almeno questo è l'intendimento e diciamo come ci stiamo muovendo noi all'interno di We & Tech per quanto riguarda. Mi era sfuggita una domanda. Sì. Dicono che per poter valorizzare i disegni e rientrare nel patent box è necessario che siano depositati? Sì, questi devono essere giuridicamente tutelati, quindi deve esservi questo passaggio formale e diciamo, il bene immateriale assume, diciamo, valenza ai fini del patent box nell'anno in cui gli viene riconosciuto questo tipo di tutela. Quindi se io tutelo un disegno o ottengo un brevetto nel 2022, è a partire dal 2022 che posso quindi andare qui a beneficiare di quel patent box. È importante definire poi qual è la documentazione necessaria per accedere a questo bene. Proprio con il decreto dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 sono stati esposti i documenti necessari per accedere a questa misura, ovvero divisa in due sezioni A e B. Una prima sezione riguarda, diciamo, l'organizzazione aziendale e la descrizione analitica delle attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica che hanno portato alla creazione del bene immateriale. Quindi dovrò predisporre una serie di documenti che vanno ad identificare la struttura partecipativa dell'impresa, le attività rilevanti, attività svolte con imprese associate, laddove presenti, se no si va a definire che cosa fa l'azienda, quindi qual è il suo mercato di riferimento, quali sono i prodotti, i servizi che offre. Dopodiché vanno individuate anche le attività commissionate a terzi indipendenti, se presenti attività che sono demandate all'esterno, sempre nella realizzazione di tali beni immateriali, una descrizione attraverso un organigramma del modello organizzativo dell'impresa, una relazione tecnica del bene immateriale oggetto di maggiorazione, dopodiché una descrizione delle varie funzioni, dei rischi legati appunto alla realizzazione di questo bene immateriale, altre esposizioni dell'azienda, una descrizione degli asset dell'impresa. Al di là di tutto, parliamo di piccole imprese, diciamo, le strutture partecipative, le attività svolte con imprese associate, il modello organizzativo, le funzioni e i rischi possono essere presentate in maniera ridotta, perché la normativa prevede che, a base della dimensione delle imprese, questa documentazione può essere quindi modulata. Ma la relazione tecnica è assolutamente fondamentale, in cui bisogna descrivere in maniera dettagliata bene immateriale, ma soprattutto le attività che sono state effettuate per poter realizzare appunto tale bene, che si tratti di un software, un brevetto, un disegno. La seconda sezione della documentazione deve invece andare a identificare tutte le spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale, e il documento, sempre del 15 febbraio, espone ad esempio le modalità con cui deve essere predisposta questa documentazione, a partire dai fogli presenza del personale con l'identificazione dei ruoli e delle funzioni per lo sviluppo di tale bene immateriale, che andare a individuare tutte quelle variazioni fiscali, quindi questo è un lavoro che viene fatto in collaborazione col commercialista dell'azienda, perché ha idea appunto di come tutto questo tipo di costi va a interferire sulle variazioni in diminuzione del bilancio, anche in ottica di complementarità, perché magari i beni che sono stati realizzati su più di uno, vi possono essere tra questi beni immateriali delle connessioni a livello di costi e quindi è richiesta un'analisi critica anche in termini di complementarità di tali.
È un qualcosa questo che accade raramente, questo dell'ottica di complementarità. Noi lavoriamo prevalentemente con aziende che magari hanno delle software o hanno un brevetto nell'arco di un anno e quindi diciamo il lavoro è abbastanza semplice da questo punto. Da notare come la corretta predisposizione della documentazione metta al riparo l'azienda da possibili sanzioni. Cosa avviene? Come quindi si accede alla misura? Facciamo alcune precisazioni. Per esercitare l'opzione, io nel modello redditi 2020 di azienda andrò a esercitare l'opzione. La identifico lì. Entro quella data in cui io presento la dichiarazione di modello redditi 2022, dovrò aver predisposto tutta la documentazione e questa documentazione deve essere tutta firmata digitalmente con marca temporale. Questo è per dare una data certa a tutta la documentazione, perché poi l'Agenzia delle Entrate mi può mandare una PEC richiedendo tutta questa documentazione e io ho 20 giorni di tempo per fornire questa documentazione. Se questa documentazione, io presento quindi tutto che è richiesto dall'impianto normativo, non sono sanzionabile. E questa è una cosa molto importante. Quindi se io ho fatto tutto il mio lavoro, fatto bene, e quindi ho predisposto tutta la documentazione, l'Agenzia delle Entrate, anche se rileva ad esempio delle anomalie, non mi può sanzionare. Mi può essere una rimodulazione, quindi, di quello che è sul mio bilancio, però ho questo tipo di beneficio. Quindi per questo, ripeto, è molto importante che la documentazione venga redatta in maniera precisa, puntuale e che venga poi firmata digitalmente con marca temporale entro il periodo di presentazione del modello redditi 2020. In assenza della firma digitale con marca temporale, diciamo, il beneficio è ritenuto nullo. Quindi queste sono alcune cose su cui prestare attenzione, perché poi magari l'impresa dispone tutto, ma non mette la firma digitale o la mette senza marca temporale. Vi sono quindi delle prassi burocratiche, le definisco così, che devono essere prese in considerazione. Una cosa interessante del precedente impianto normativo era la possibilità di un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, tale per cui prima, diciamo, di chiudere l'operazione, io avevo un placet dall'Agenzia delle Entrate sulle modalità con cui effettuavo i calcoli. Questo è venuto meno, però diciamo, la possibilità di avere certo, un riscontro successivo, ma senza un meccanismo sanzionatorio, a meno che io non abbia dichiarato il falso, rappresenta un passo positivo nei confronti di quello che è il meccanismo di controllo e il meccanismo sanzionatorio messo in atto da parte dell'Agenzia delle Entrate. E questa è stata la mia presentazione sugli strumenti in essere per il 2022, augurandomi, insomma, che vi siano degli sviluppi positivi nel prossimo futuro. Ah, questa panoramica ha riguardato tutte la parte delle agevolazioni fiscali per l'innovazione. Vi sono man mano vari strumenti e misure che vanno a supportare l'innovazione con contributi di fondo perduto, finanziamenti agevolati che man mano si presentano e da questo punto di vista i nostri uffici comunicano agli associati tutte quelle che sono attraverso le newsletter, le varie novità in uscita o a disposizione delle imprese. Vi sono diverse agevolazioni, ma a tutti i livelli, a livello camerale, a livello regionale, a livello ministeriale, da diversi soggetti, dal MISE a, per esempio, istituzioni come la SACE, la SIMEST. Quindi l'invito appunto, se non siete associati, di associarvi a CNA e soprattutto se siete associati di leggere le newsletter, perché a differenza delle agevolazioni fiscali che vedono appunto riconoscere spese già effettuate nella maggior parte dei casi, anche se anche lì conoscere la normativa può orientare, incentivare delle scelte piuttosto che altre. Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, i bandi, i finanziamenti agevolati,
Nella maggior parte dei casi è necessario prima presentare la domanda e poi andare a fare l'investimento. Quindi tutte le volte che ci chiamano e ci dicono domani devo fare questo investimento, oppure ho già fatto questo investimento, se uno avesse un arco temporale di previsione dell'investimento tale per cui è più facile che escano agevolazioni e incentivi in quell'arco temporale piuttosto che nella settimana in cui ha deciso di farlo, sicuramente è una possibilità ulteriore di riuscire ad intercettare dei fondi che in molti casi sono cumulabili con le agevolazioni fiscali. Quindi molte volte ci troviamo con innovazione, consulenza in innovazione 4.0 e complementari ad altre misure di contributi a fondo perduto. Quindi l'invito che faccio è confrontarvi con CNA per quanto riguarda i vostri piani di investimento e sulla base di quelli andare a individuare, grazie anche a noi e ai nostri partner, quelle che sono le agevolazioni, oltre che, le soluzioni tecnologiche. Se non ci sono altre domande, io vi saluterei. Luca, ti ringrazio moltissimo di questo intervento. Grazie a te Silvia, alla CNA Lombardia, a tutti i partecipanti, come Orient Tech, la CNA mi sento dire che siamo a disposizione per qualsiasi quesito investivo con necessità, ricordo di quanto abbiamo esposto oggi e quindi grazie ancora. Benissimo, vi invieremo una mail di follow-up con la registrazione, con quello che è il materiale a disposizione. Arrivederci e buona giornata.